La season 3 è stata rivelata e per la nuova stagione andrò a regalare ai miei iscritti il nuovo pass battaglia della season 3. Quindi lascia un like adesso se anche tu vuoi ricevere il pass battaglia della season 3 di Fortnite. Sul canale vengono fatti ogni giorno dei regali agli iscritti, che includono nuove skin, cosmetici e anche il nuovo pass battaglia della season 3. Se anche tu avrai la possibilità di vincere un regalo è molto semplice. Iscriviti attivando la campanella, commenta qui sotto con il tuo ID Epic. Ed inoltre se ti va puoi supportare il canale utilizzando il mio codice creatore Daccini all'interno dell'item shop di Fortnite. E se lo utilizzi mandami la foto, taggami su Instagram così ti andrò a repostare. Nel video di oggi andremo a vedere tutte le ultimissime ricompense gratuite da riscattare prima dell'arrivo della Season 3 Capitolo 3 di Fortnite. Partiamo subito, come ben sapete mancano pochissimi giorni al termine di questa Season 2, all'inizio dell'evento finale e soprattutto all'arrivo della Season 3 Capitolo 3 di Fortnite. Ed infatti all'interno di questo video andremo a vedere le ultimissime ricompense gratuite da riscattare prima del termine di questa Season 2 di Fortnite. Quindi mi raccomando, guardate questo video dall'inizio alla fine per scoprire se avete riscattato tutte quante queste ultime ricompense gratuite. Partiamo subitissimo, infatti il termine di questa season 2 sarà il 4 di giugno e visto che il 4 di giugno alle 22 avremo l'evento finale e fino a quella data avrete l'occasione di sbloccare queste ricompense che adesso vi andrò a elencare. La prima ricompensa, o meglio le prime 4 ricompense perché è proprio un bundle, è proprio il nuovissimo bundle Assassina Vulcanica presente all'interno dell'item shop. Infatti questo bundle costa 0 euro ed è solamente per i giocatori da PC, anche se esiste un metodo se scaricate GeForce Now e poi collegate la vostra piattaforma di riscattare questo pacchetto. Quindi in pratica vi basterà scaricare GeForce Now e una volta fatto dovrete appunto collegare il vostro account PlayStation, Switch o qualsiasi altra console all'interno di quell'applicazione sul vostro PC. In questo modo avrete la possibilità di riscattare gratuitamente questo bundle. Infatti il pacchetto è composto da una skin, un piccone, una wrap e uno zainetto, quindi il set completo di questa skin Assassina Vulcanica. Una volta che riscattate il pacchetto dovrete completare ben 3 missioni e completando queste 3 missioni potrete sbloccare tutti quanti gli oggetti. Le missioni sono davvero semplicissime, ci chiedono solamente di fare dei danni e appunto le starete vedendo in questo momento a schermo, quindi ci vorrà davvero pochissimo per sbloccare queste 4 ricompense gratuite che appunto starete vedendo in questo momento a schermo di questo bando l'Assassina Vulcanica. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi siete già riusciti a riscattarlo e se magari non siete da PC provate il metodo di scaricare GeForce Now, collegate il vostro account della piattaforma con cui giocate e in questo modo dovreste riuscire a riscattare anche voi questo pacchetto. Andando avanti, questo è l'ultimo weekend in cui potrete sbloccare le ricompense gratuite dell'FNCS su Twitch. Infatti sono disponibili questi drop ancora per poco per questo fine settimana e appunto li potrete sbloccare andando su Twitch e vedendo delle live con i drop abilitati. Quindi ci sono un sacco di streamer che ovviamente hanno i drop abilitati e prima di far ciò dovrete collegare il vostro account Epic a quello di Twitch. Fatto questo basterà semplicemente andare su Twitch e guardare queste live per un tot di minuti e riceverete queste ricompense che vedete a schermo, che sono vari spray, vari emoticon e in teoria anche una schermata di caricamento dell'FNCS di questa Season 2 Capitolo 3. Vi ricordo che questo è l'ultimo weekend in teoria in cui potrete sbloccare queste ricompense perché poi andranno a terminare. Infatti sono iniziati il 6 di maggio e andranno a terminare lunedì 30 maggio, quindi avete ancora un paio di giorni per sbloccare queste ricompense dell'FNCS di questa Season. Prima di continuare andiamo a ringraziare ben 3 persone che mi hanno mandato la foto taggato su Instagram mentre hanno inserito o shoppato qualcosa con il mio codice creatore Daccini. Quindi grazie mille a queste 3 persone che starete vedendo in questo momento a schermo per supportare il canale. E mi raccomando, se anche voi volete essere repostati o nei video all'interno di Instagram, mandatemi la foto, ancora meglio taggatemi su Instagram, in questo modo vi andrò a repostare. Quindi grazie mille a tutti quelli che lo faranno, in questo modo potrete supportare il canale e grazie mille ancora ai 3 ragazzi di oggi.
Come già accennato prima, mancano pochissimi giorni all'inizio dell'evento finale di questa Season 2 di Fortnite, che sarà anche il primo evento che riceveremo all'interno di questo capitolo 3. Infatti in mappa è apparso anche il nuovissimo dispositivo Doomsday che si trova al centro della mappa. Questo evento si svolgerà il 4 di giugno alle 22 ore italiana. Ecco qui il blog fatto da Epic su tutte quante le informazioni di questo evento, sulla data e su come ovviamente partecipare. Ed infatti, come ci fa scrivere Fortnite, l'evento finale di stagione Collisione, infatti questo è il nome ufficiale dell'evento. Possiamo anche vedere la schermata ufficiale dell'evento dove si vede immortalato il Mecha, perché bene sì, il Mecha sarà protagonista di questo evento, perché i 7 lo hanno ricostruito e appunto lui si dovrà salvare dal dispositivo Doomsday e dovrà sconfiggere l'ordine immaginario. Ma questo evento imminente ci andrà anche a dare ben due ricompense gratuite semplicemente entrando in gioco. Infatti se scorriamo questo blog esattamente in questo punto, potremo leggere che tutti coloro che effettueranno l'accesso il 4 giugno a partire dalle 14 ore italiana riceveranno una schermata di caricamento, un brano per lobby esclusivi. Quindi il 4 di giugno, che sarà il giorno dell'evento, a partire dalle 14 ore italiana, se farete semplicemente l'accesso al gioco, vi verrà data una schermata di caricamento e un brano per lobby, proprio per celebrare questo evento. Quindi segnatevi la data e il giorno dell'evento a partire dalle 14, fate l'accesso ovviamente prima dell'inizio dell'evento, in questo modo vi verranno date due ricompense che sono una schermata di caricamento e un brano per la lobby. La schermata di caricamento che ci verrà data dovrebbe essere questa qui dove c'è anche il Mecha, invece il brano per la lobby ancora non lo conosciamo, però comunque queste due ricompense ci verranno date il 4 di giugno proprio per celebrare l'evento Collisione. Ed infine le ultimissime ricompense che dovete sbloccare prima del termine di questa stagione, sicuramente la maggior parte di voi le avranno già sbloccati, e sono appunto la skin del predatore, che è la skin segreta di questa stagione, e anche gli stili bonus che sono presenti nel pass. Quindi mi raccomando, affrettatevi se ancora non avete sbloccato queste altre ricompense, perché appunto fra pochissimi giorni andranno a scadere, visto che la season terminerà fra una settimana esatta. Quindi questo è tutto per questo video, fatemi sapere qui sotto nei commenti se siete in hype per l'arrivo della nuovissima Season 3 di Fortnite e soprattutto se avete sbloccato tutte le ricompense che abbiamo citato all'interno di questo video. Io spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto vi sia stato di aiuto. Se così, vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale. Ovviamente iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video. Ed inoltre, cosa non meno importante, condividete con tutti quanti i vostri amici, fate sapere anche a loro tutte quante queste ultimissime ricompense gratuite da riscattare prima dell'arrivo della Season 3 di Fortnite. Noi ci vediamo ad un prossimo video, una prossima live.